Antonio Fiore, tinti di cenere. Se potessi prosciugherei il mare dalle impurità, svestirei il cielo da fumi e nembi insalubri per ridare vivacità ai colori dell'iride, che solcano l'opacità a lungo intercalare all'orizzonte, e col vento spazzerei gli odori nefasti che soffocano i fiori di primavera. Se potessi diverrei cantastorie del tempo, per raccontare alle stelle le vicissitudini impresse dei malfattori di zolle. E lì, nella tetra distesa da alberi monchi e aride praterie, mi incamminerei, a piedi nudi, verso sinuosi sentieri, per ritrovare la nitida luce della speranza. E da quella luce che si erge dalla sorgente dell'infinito, si ravvivi l'aratro dei giusti che traccia la via. E lì, nell'immensità vivente, terra di profumi e miele inalterato, germogli la vite che si espande sulle lagune per ricolmare il cielo e il mare di moltitudine pura. Rodolfo Vettorello, Angeli senza ciglia. È un paradiso d'angeli senz'ali, di bimbi tutti uguali senza ciglia, il reparto oncologico al De Marchi. Un angolo incantato d'universo, o il fondo più spietato dell'inferno. Un insensato luogo che confonde la logica del riso e del dolore, l'amaro delle lacrime e il sorriso. Un bimbo che si incanta a un nuovo gioco e un uomo con la faccia esilarante, il naso rosso e scarpe smisurate, che sotto un'apparenza di pagliaccio ride scherzando e piange di nascosto. Si sciolgono le lacrime nel bistro per fare più ridicolo il suo volto. Brillio degli occhi. Ma non è che pianto, rossore in viso come fosse febbre. Un bimbo è come un angelo e sorride, l'istante prima che lo sfiori l'ombra, con l'ultima carezza che lo uccide. Allora, io volevo un attimo attirare l'attenzione dei nostri ospiti per darvi intanto il benvenuto qui al Parco Verde. Come avete potuto notare da alcune indicazioni e alcune devianti in giro per l'albergo, noi abbiamo aperto l'albergo a Casa della Cultura, l'ENOIS. È un'organizzazione che si visualizza, che cura aspetti di pubblicazioni di testi, di libri e concerti mirati di abili e bravissimi professionisti. Noi ne abbiamo due stasera che come precena vi intratterranno con alcuni momenti di delicatezza e di alta musica. Sono qui alle mie spalle due validissimi musicisti. Abbiamo lei che è qui, che risponde al nome Alessia Palomba. E quindi per presentarvela, lo facciamo dire da lei stessa quello che è il suo veloce curriculum di abile e brava professionista. Raccontaci un po'. Sono Alessia Palomba, sono diplomata al Conservatorio di Avellino, vecchio ordinamento e anche nuovo ordinamento con il secondo livello. E si prosegue insomma con una carriera concertistica, si spera insomma in futuro da insegnante. Grazie. E quindi lei ci regalerà adesso alcuni aspetti molto belli e interessanti di quella che è la musica elegante, la musica che ha il suo fascino e non è solo leggerezza, come naturalmente molte volte amiamo ascoltarla. E dopo di lei sarà la volta invece di un altro giovane maestro, Giulio, che risponde al nome di Giuseppe Giulio di Lorenzo. Lui e anche Giulio velocemente si presenterà per dirvi da dove viene e qual è il suo veloce curriculum. Io vengo da Avellino e sono diplomato anche al secondo livello di Avellino e anche al secondo livello di Avellino. Sono diplomato. Diciamo che non sono stessi che però sono il primo, quindi no, perché se no sto un po'. Non è l'intenzione. Va bene, li ringraziamo perché noi poi domani sera, che abbiamo il gran galà, il cenone, avremo un interessantissimo cenone che troverete poi il menu sul tavolo domani, e anche un veglione con diversi artisti.
loro naturalmente saranno presenti con qualche sorpresa. Poi avremo una posteggia anche napoletana che girerà i tavoli per cantare le canzoni napoletane. Avremo una bellissima brasiliana con la danza del ventre che si cimetterà nell'ambito del ristorante. E poi avremo loro che ci regaleranno alcuni aspetti belli con delle musiche di alcuni film famosissimi di grandi autori, e poi ci sarà il piano bar per ballare e divertirsi tutta la notte. Quindi adesso vi lascio alle mani e alla melodia della nostra bravissima. Volevo presentarvi il programma di stasera. Per iniziare sentirete un pezzo tratto da un film, quindi è una colonna sonora. Il film si chiama Merry Christmas, Mr. Lawrence, quindi siamo in attività natalizia, insomma, in tema. L'autore è Ryuichi Sakamoto, è un autore appunto giapponese. Dopodiché seguiranno Debussy, la suite Bella Maschera, che poi insomma vi esporrò in seguito, e ancora Federico Montpura e altri insomma interventi. Grazie. Thank you.
Adesso sentirete la suite delle maschi di Debussy, le prime tre danze, il Chiaro di Luna è famosissimo ed è tratto anch'esso da quando sono suonare di film, quindi quello di non uscire verso. E la suite delle maschi è in effetti una serie di danze, e riprendono le atmosfere sognanti delle poesie di Verlaine, che è praticamente un poeta francese, un poeta diciamo maledetto, fa parte appunto della categoria dei cosiddetti poeti maledetti, quali Verlaine, che appunto erano un po' decadenti, diciamo, il loro modo di vivere. Quindi ascoltiamo la sua declamazione di questo. Thank you.
Thank you.
Alessia Palomba e vi leggerò alcune poesie estratte dalla raccolta Io fui mortale di Bruno Mancini. Di Bruno Mancini che giunga da lontano. Ancora mi chiama la voce notturna vagante tra le mie chiese infrante. Stanotte ti ho sognato. Un palpito, un accesso, un rombo d'amazzone già mai delusa. Non basta un sortilegio a carpire dalle parole astratte i movimenti, i suoni, i turbamenti, gli sguardi, gli impeti, gli odori, la scena illuminata dal sole o dalla luna. Non basta un incantesimo per darmi accesso all'altro labirinto del cuore di una donna. A questo pensa il sogno. Stamani ti ho sognato. Le coccole nel mare, profondo, che poi risucchia il pescatore appassionato. Stamane ti ho sognato, le coccole nel mare placido, simile a bimbo che venga da lontano. Di Bruno Mancini, eppure tu mi chiederai di illuderti. Eppure tu mi chiederai di illuderti. Tra i petali gialli di quei cespugli, sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un dì rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai, Caronte, di quel naviglio a punta gialla, traghetto di incoerenze, fermo da ieri sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai, distesa sul tuo divano verde, accanto al fuoco, smorzato ieri, per vivere la sfida alle donnine nude sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta dalla cornice verde, a guardia del tuo letto, dipinta ieri, per le tue nuove notti di baldoria. Ingresso a inviti. Oppure tu mi incanterai col tuo dilemma a penna verde, qui tutto niente. Scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dov'è mistero la tua complicità? Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo. Di Bruno Mancini, macroscopiche assoluzioni. Macroscopiche assoluzioni per chiodi infissi nella mia coscienza, padre, con venna estirpo ad una, tra scricchiolanti cantilene e strascico avvolti in folti fogli fitti di poesie, madre, nel nostro tempo di inutili menzioni. Messi a truce in questi occhi non più asprigni lo sguardo austero dei tuoi decreti, padre, nel vano affisso sul muro di gomma, impiastricciato dalle mie storie fascinose, dove io mi illudo in voglie e volti in veglie. Madre, fra dolci inganni che non sono tradimenti. Ci sia indulgenza se non perdono per la mano che respinge i miei sorrisi, per la mano che raccoglie le mie lacrime. Io fui mortale. Di Bruno Mancini sono quella cornice vuota. Sono quella cornice vuota, quel vuoto incoronato. Sotto un vento d'incanto sono un curvo pastore di illusioni. Sono quel tronco cavo che vidi un mattino, in sofferenza d'arsura, nero di insetti. Ma in lui bucava, estrema reliquia, la povertà silente del perdono. Di Bruno Mancini e sento bestemmiare il cielo. E sento bestemmiare il cielo. E sento l'aria pungermi la carne. E sento quel malvagio gallo, in vicinanza di morte di Cristo, ricordarmi il tradimento. E suona ancora la mia campana. E suona ancora sulla mia pelle vive
le sinfonie di quei silenzi d'alba, ma ora mi riporta il primo sole la sola angoscia di sentirmi osso.